Avete provato a utilizzare obiettivi vintage, manuali, con la vostra camera digitale, senza specchio, mirrorless, come la R6, la R7, R5, e non vi funzionano? Adesso vi spiego cosa dovete fare per fare foto e video con obiettivi manuali o vintage, dopo l'intro. Ciao ragazzi, sono Dan Frulani, benvenuti sul mio canale. Il mio canale in italiano, sì, perché ne ho tre adesso. Uno è il mio canale principale in inglese, uno in spagnolo e uno che ho aperto poche settimane fa, che è questo qui, in italiano. Allora, di cosa vi parlo oggi? Voglio parlare brevemente degli obiettivi vintage e di cosa succede quando proviamo a utilizzarli con la nostra camera digitale senza specchio, mirrorless. Io ho degli obiettivi che sono abbastanza vecchiotti, quindi sono obiettivi manuali, come per esempio questo Pentax 50 mm. O anche come questo 135 mm. E si sa, gli obiettivi vintage hanno sempre un certo fascino, ci danno dei risultati molto particolari, delle impronte di colore e nell'insieme diciamo che hanno molto carattere, quindi è sempre cosa buona e giusta utilizzarli. Io ho questi due obiettivi che erano di mio padre, che era un bravissimo fotografo. Logicamente, siccome stiamo parlando degli anni 70, inizio anni 80, non esistevano le camere digitali, tantomeno le mirrorless, le senza specchio. Quindi, all'epoca, tutto era manuale, tutto analogico. E cosa è successo quando provai a utilizzare questi obiettivi sulla Canon R6 o la Canon R7? Che innanzitutto fui costretto, giustamente, a comprare un adattatore. L'anello consente di utilizzare questo obiettivo con le cameras EF, con la montatura EF Canon. Io semplicemente l'ho attaccata all'adattatore che mi consente di connettere gli obiettivi EF alle cameras di serie R e ho messo il tutto sulla Canon R6. Stesso discorso per la R7, però io provai per la prima volta con la Canon R6. E cosa accadde? Niente, la camera non scattava foto e non faceva video. Nulla, non funzionava, perché comunque la mancanza di contatti elettronici fanno sì che la camera non veda, non riconosca, non sappia che c'è un obiettivo. Quindi c'è una cosa che dobbiamo fare per riuscire a far sì che la camera ci consenta di scattare foto e fare video con questi obiettivi e con gli adattatori di cui ho parlato. Una volta capito il problema e risolto, allora ci ho girato una piccola clip di prova e da quel momento sono in grado di fare tutte le foto e video che voglio con qualsiasi obiettivo vintage o semplicemente manuale. Cosa bisogna fare esattamente? Un secondo che ve lo spiego. Allora, c'è da dire che per quanto riguarda la Canon R6 e la R7 funziona allo stesso modo. Affinché la camera ci consenta di scattare foto e video con obiettivi analogici, diciamo, chiamiamoli analogici, vintage, vecchietti o semplicemente manuali, noi dobbiamo entrare nel menu, cliccare sul simbolo dove si vede una camera, ma non il primo, e un simbolo con la camera con delle gocce sotto, sembra. E lì si clicca sulla pagina numero 4 e c'è un'opzione, se guardate, rilascio otturatore senza obiettivo. Ci clicchiamo e c'è disattiva, attiva. Ovviamente selezioniamo attiva, on e ok. Ecco, usciamo e adesso se proviamo a scattare foto o a fare video, adesso sì che ce lo fa fare. Abbiamo autorizzato la camera ad aprire l'otturatore, a scattare foto o a fare video anche senza lente, perché la camera continua a non vedere l'obiettivo, non ha i contatti elettronici.
Quindi spero che questo video vi sia stato utile. Se sì, clicca sul mi piace, iscriviti al canale e dà un'occhiata a tutti i link in descrizione, dove potete vedere tutto il mio materiale, quello che uso per fare foto e video e anche di più. This was a short one. Think I don't have anything else to say. Sto riparlando in inglese. Ok, mi raccomando, ci vediamo al mio prossimo video. Oh yeah!